Un immobile sequestrato alla malavita organizzata e appartenente alla famiglia Ciarelli è stato consegnato stamattina alla questura di Latina. Gemma Giovannelli. Il villino di via Gran Sasso a Latina, nel quartiere Giunchetto, era abitato dalla famiglia di Ferdinando Ciarelli, detto Macù, 36 anni, figlio di Carmine. Quest'ultimo, uno degli elementi di spicco del sodalizio, vittima di un tentato omicidio nel 2010 che scatenò una guerra criminale tra clan Rom. Da quell'episodio, mirate indagini condotte dagli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Latina, portarono nel 2012, attraverso l'operazione Caronte, la più importante nel capoluogo pontino, alla richiesta di ben 34 ordinanze cautelari che sgominarono di fatto il sodalizio nato tra le due famiglie Rom stanziali sul territorio Ciarelli di Silvio. Il villino sequestrato dalla Guardia di Finanza è stato consegnato stamattina alla questura di Latina, che lo utilizzerà per esigenze abitative del personale. Mentre prima qui abitavano persone condannate per reati di usura, estorsione, traffici di stupefacenti, oggi in questa villa abiteranno poliziotte e poliziotti che la mattina usciranno per andare a lavorare e a garantire maggiore tutela e sicurezza ai cittadini.